Controlliamo anche se siamo in linea. Ok, credo che siamo già in linea. Aspettiamo un minuto che si iniziano a collegare. Si vede che si stanno collegando. Tu che su che rullo pedali te? Io a casa ho Magnetic Days, quell'azienda di Arezzo, Ah, ok. che praticamente è un prodotto italiano, un bel rullo interattivo smart. La cosa bella di questo rullo, ti dico qual è che ti consente di poter gestire i watt proprio al minimo, cioè anche un watt per volta. Tu riesci a fare un progressivo, tipo da 1 a 500 watt, stabilendo il tempo di variazione, ma di un watt alla volta. Tipo un incrementale lo fai da 100 a 300 watt, aumentando di 6 secondi un watt. Ed è l'unico Aspetta, rullo che mi scrive De Zan, gli mando un messaggio su WhatsApp e ti riprendo, eh? c'è. Sì. Posso farlo? Sì, credo che lo puoi fare. Male che va, ti ricollego, però penso che lo puoi fare. Vai, scusa, mi ha mandato, mi ha rifatto una richiesta lui perché devono fare dei collage per il TG, per Sì. cui aspetta, gli mando una cosa. Vai. Intanto io saluto chi si sta collegando qua, Pasquale Mallardo, Pasquale Monaco, Francesco, vi saluto tutti ragazzi. Abbiamo ripreso la diretta di ieri. Ovviamente scusateci, ma Mario è molto richiesto, quindi è ovvio che ogni tanto il piccolo intoppo ci sia. Spero che avete passato oggi una bella giornata come ieri, ragazzi. Il clima è ideale, però anche se siamo a casa, spero che con le vostre famiglie siate stati belli, tranquilli e in serenità. Ok. Sì, vai, vai. La gente si sta connettendo, magari chi sta ricevendo adesso. Io ti No, voglio io la è il mio live. Allora, mo lo ricolleghiamo, ragazzi, eh. Dove? Ah, Siamo in diretta, eccolo qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Ci sei? Mi senti Mario? la voglio io. Io non ti sento. Aspetta, prova ad uscire e rientrare, aspetta. È un problema la linea, ragazzi. Questo periodo praticamente sono tutti online, quindi la linea va e viene. Però vediamo un attimino. State lì, eccolo qua, vediamo se si sente. Mi senti adesso? Adesso ti sento. Perfetto, eccoci, Sì, scusate. perché quando la linea è debole, magari il segnale. Quindi il telefono magari posizionato che non si muova in modo tale che poi diventa stabile la linea. Vai, sono qua. Ci sei? Perfetto. Allora, Mario, ancora oggi grazie. Stiamo vivendo 2 giorni una Pasquetta insolita, ma comunque dal punto di vista ciclistico non piacevole, ma di più, perché veramente averti ospite e poter farci una bella chiacchierata, perché alla fine anche questo mio modo di fare le dirette è nato dalla voglia un po' di impegnare il tempo, ma soprattutto poi di trasmettere qualcosa a chi ci segue, soprattutto agli amanti del ciclismo. Allora, innanzitutto io ti volevo chiedere,
come sta andando la Giro d'Italia Legend per la ricerca, per la raccolta di fondi per la Croce Rossa Italiana. Allora, innanzitutto grazie a te Raffaele di avermi invitato per la seconda volta, un saluto a tutte quelle persone che ci stanno seguendo, speriamo che siano tante, speriamo di non annoiarli. E in questo momento non so quale sia la risposta, perché naturalmente Pasqua e Pasquetta credo che un po' tutti abbiano preso un po' di libertà per quello che è l'aspetto professionale della cosa. E sicuramente da domani ci saranno dei contatti, ci sarà da sistemare un po' di cose, vedere se c'è stato un interesse e soprattutto se riusciamo nei prossimi giorni a far sì che l'interesse aumenti e cresca in modo che più persone possano partecipare a questa iniziativa, ma soprattutto a una sorta di riavvicinarsi in qualche modo alla vita comune, anche se virtuale. Comunque in qualche modo riuscire a rimanere in contatto pedalando sarebbe non male, dai, come cosa. Naturalmente pedalare per le strade è molto meglio, ma è, come dicono in Veneto, piuttosto che niente, semeo piuttosto. Beh, ora un po' di pazienza per tutti, tanto alla fine stiamo ascoltando tutti i giorni le novità, quello che dicono anche da parte del governo. Ormai abbiamo assimilato che ancora un po' dobbiamo stare a casa, magari poi si ripartirà pian pianino con le altre attività, però credo che ancora un po' di sacrificio ci tocca farlo e sia giusto farlo per evitare comunque qualsiasi tipo di problemi. Mario, ieri ci siamo interrotti sul più bello, quando cominciavamo a parlare di te, perché gli amanti del ciclismo vogliono conoscere un po' Mario Cipollini. E prima, aspetta, fammi vedere una cosa. Ok, prima di parlare di te e della tua storia, ho introdotto un personaggio politico della nostra terra che vuole farti un bel saluto a nome della nostra zona Flegrea ufficialmente, e quindi gli passo la parola un attimo. Mario Cutolo. Ciao, piacere. Mario. Ciao, buongiorno campione, ma mi sentite? Sì, sì. Molto bene. Vabbè, non mi sembra vero che sto parlando con Mario Cipollini, però insomma, grazie a Lello questa cosa è stata realizzata. Sei troppo gentile, grazie a voi dell'invito. Diciamo che è come più o meno parlare con Roberto Baggio, con Alberto Tomba. Cioè, io non seguo più purtroppo il ciclismo. Una volta si diceva facevo le corse quando lavoravo per tornare almeno per vedermi la volata finale. Sei veramente un mito, sei veramente un mito. Troppo gentile, grazie. Sei entrato nel linguaggio di tutti i giorni delle persone normali. Quando uno vede uno sulla bicicletta che alza le mani, il primo pensiero, diciamo, è l'immagine tua che ci hai regalato molto spesso, fortunatamente per te, per noi e per l'Italia. Detto questo, parlerei ora, insomma, solo di te, ma non posso farlo. Volevo ringraziare Lello per questa opportunità, innanzitutto perché veramente è un sogno che si realizza. Quindi ringrazio Lello, ti devo una cena, Lello, sappilo. È un bel imprenditore lui, comunque tra l'altro, Mario. E poi volevo chiaramente, noi sosteniamo Lello sia come amministrazione che come iniziative che fa per lo sport. Io sono un ex pallanuotista, ho giocato a pallanuoto 18 anni, ho fatto anche un po' di Serie A, quindi insomma abbiamo lo sport nel sangue. Papà era judoka, mio zio è presidente della Federazione Ciclistica Campana. Cavolo. Ci abbiamo veramente un bel retaggio. E niente, io sono assolutamente a disposizione per portare lo sport dalle nostre parti. Facciamo sempre troppo poco, sia politicamente che imprenditorialmente. Lello sta mettendo insieme sia istituzioni che imprenditori. Credo che sia sulla buona strada e soprattutto credo che stia facendo un ottimo lavoro. La mia disponibilità è totale al 100% e non vedo l'ora di poter portare dalle nostre parti, riportare dalle nostre parti lo sport, quello vero, quello bello, insomma, quello del quale tu sei stato protagonista per 20 anni. Ivan, io ti ringrazio infinitamente, Mario, per le belle parole, per la gentilezza. Credo che Raffaele abbia una grandissima passione, ha le idee chiare, mi sembra di averlo sentito parlare bene,
in questo momento credo ci sia bisogno di aiutare i giovani, le squadre giovanili e i ragazzini ad avvicinarsi a questo sport. Naturalmente la nostra bandiera sono i grandi professionisti, come lo siamo stati noi, come attualmente ci sono uomini come Nibali, come Aru e tanti altri che portano avanti quella che è la tradizione ciclistica italiana e l'hanno fatto in modo straordinario. Però noi abbiamo bisogno di linfa vitale, abbiamo bisogno di futuro e il nostro futuro sono i giovani. I giovani avere opportunità per fare sport, bisogna dar loro tutta l'assistenza che serve e credo che insieme potrete fare un'ottima cosa perché la passione per uno sport è secondo me una delle indole che poi riescono ad aiutarti in tanti momenti della vita, nelle difficoltà. Chi ha una cultura sportiva credo che riesca ad affrontare la vita in modo completamente diverso, per cui questo è trovo una forma di maturità per i giovani, per cui sicuramente potremmo organizzare qualcosa insieme, naturalmente con l'appoggio della Federazione Ciclistica Italiana, perché anche loro hanno naturalmente bisogno, finita questa, speriamo, parentesi negativa per il mondo, per il nostro paese e per tutto, però noi dobbiamo in questo momento, naturalmente ognuno di noi pensa alle proprie difficoltà, ma insieme noi dobbiamo pensare anche allo sport e nel nostro caso al ciclismo. Credo che ognuno abbia la responsabilità di pensare a un ruolo nella ricostruzione di questo paese e per cui ben venga le persone che hanno una grande passione, hanno voglia di fare, come Raffaele e naturalmente mi sembra di capire come te Mario, per cui io ci metto il mio impegno, fatemi sapere, sarò a disposizione per inventarci qualche evento come raccolta per poter aiutare squadre giovanili, ragazzini e soprattutto poter inserire nel mondo sociale quello che è l'insegnamento del ciclismo, cioè crederci, non arrendersi mai e soprattutto lavorare su se stessi. Perfetto, okay, perfetto. Sono perfettamente d'accordo con te, Super Mario. Io sono a disposizione e ringrazio di nuovo Lello. Lello, quando vuoi, già sai, chiamami e ci organizziamo. Perfetto, ti ringrazio. Buona diretta, buona continuazione. Ciao, ciao, grazie. Sei un grande. Buona Pasquetta, grazie. Ciao. Ciao Mario. Ciao. Ciao. Ecco, lui è un personaggio che si dà molto da fare sul territorio, comunque di famiglia, che comunque è nato nello sport e mi sta dando una mano. Infatti già gli ho proposto alcune situazioni che poi rivedremo insieme e credo che possiamo fare qualcosa di concreto veramente. Allora Mario, ritorniamo a noi. Gli amanti vogliono sapere, Mario Cipollini, corridore, una marea di vittorie, 189 vittorie, 12 tour, 12 al tour, 42 al giro, gare importanti, quelle che tu tieni al cuore. Raccontaci un pochino i tuoi inizi, perché vogliamo sapere anche il Mario Cipollini di oggi, come ha iniziato, è quello che poi abbiamo tra l'altro anche tanti giovani che ci stanno seguendo, e quindi raccontiamolo. Allora, al di là del piacere che a me fa parlare di ciclismo, sinceramente di parlare del mio passato mi intriga e mi attira meno. Mi fa piacere poter parlare, ma soprattutto comunicare con i giovani quelle che sono alcune motivazioni e dando delle spinte, impegnandole, cercando di creare un interesse per questo sport. Io credo che il ciclismo sia uno sport veramente straordinario. Questo progetto nasce dalla sensibilità che si crea tra i tifosi e i ciclisti. Io ho iniziato a correre che avevo 6 anni, ho un fratello 10 anni più grande di me che ha sempre fatto ciclismo, per cui io dall'età di 4-5 anni vedevo mio fratello che si preparava per andare alle gare, che aveva la bicicletta, che aveva l'ammiraglia che lo veniva a prendere, per cui io ho sempre masticato ciclismo. Mio padre è stato un ottimo dilettante negli anni 50, non è passato al professionismo per un incidente, purtroppo che gli ha rovinato un ginocchio e una gamba, per cui il ciclismo era
una delle passioni veramente importanti nella mia famiglia. Ripeto, avendo un fratello più grande di 10 anni, è normale che all'età di 6 anni la prima gara avessi già una bicicletta a disposizione per tentare questa passione. Ma è stato un percorso anche abbastanza complicato, perché io vivevo in un paesino sperso nelle campagne lucchesi, un paesino di 80-85 abitanti, dove c'erano naturalmente tantissimi ragazzi coetanei, anche più grandi, ma lì si giocava solo a calcio, il ciclismo non esisteva, perché stiamo parlando dell'inizio degli anni 70, quando il ciclismo, soprattutto nella Lucchesia, non aveva una passione così forte. E per cui mi ricordo che ero, non dico bullizzato, perché non avevo il carattere da farmi bullizzare, però ero un prigioniero, perché ero l'unico che andava in bicicletta invece di andare a giocare a pallone. Non avevo questa grande passione per rinchiudermi in un campetto sul piazzale della chiesa e stare insieme a tutti gli altri. Mi sono sempre considerato un po' lupo solitario, no? Per cui amavo prendere la bicicletta e andare all'avventura. Per me ogni giorno era una scoperta, perché portavo sempre la mia conoscenza un po' più avanti. E io abito, come credo tutti ricordi, vicino ai piedi del Monte Serra, per cui io da ragazzino andavo a fare il Monte Serra con le biciclette normali, non la bicicletta da corsa, per cui ho sempre vissuto il mondo del ciclismo. Per me la bicicletta è un prolungamento del corpo. Già anche adesso, per me spostarmi è più conveniente farlo con la bici che non con la macchina, è proprio un'essenza che fa parte di me. Ho avuto la fortuna di avere, credo, delle caratteristiche fisiche date da madre natura, e credo di averle sfruttate nel migliore dei modi, anche perché tante cose sono passate sotto le nostre ruote, no? È passato un periodo straordinario. Io ho avuto la fortuna, e la reputo veramente grande, di arrivare in un ciclismo considerato ancora antico. E ti spiego. Io sono passato al professionismo quando l'anno precedente aveva smesso Francesco Moser. Mi sono trovato in gruppo corridori come Saronni, Gavazzi, Bontempi, Baronchelli, tutta quella gente che aveva una cultura di un ciclismo antico. Non era così lontano il ciclismo che ho trovato io da quello che forse aveva lasciato Gimondi. Le biciclette erano in acciaio, i pedali erano con le gabbiette e il cambio era con la leva sul telaio. Le borracce le rivestivamo con la lana durante il Giro d'Italia per mantenerle un po' più fresche. E i primi contachilometri che avevamo, c'era, per poterlo azzerare dovevi chinarti rischiando di infilare le dita all'interno dei raggi e ribaltarti. Questa era la nostra tecnologia. Però Mario, scusami, però ecco, questo non ricordo bene, perché io avevo dei parenti che andavano in bici e mi ricordo bene di questi attrezzi, di questo contachilometri che dovevi veramente in modo difficile, perché era un gesto talmente di equilibrio, a livello proprio recettivo era complicatissimo. Sì. Tra l'altro, saluto Andrea Tonti che si è collegato, Maurizio Rocchi di Invici Magazine che anche oggi è connesso, siamo già 300 persone connessi per ascoltarti. Vi saluto anch'io. Sì, però ecco, tu comunque hai visto tanti anni di ciclismo, hai vissuto, quindi hai visto quel ciclismo un po' più grezzo fino a quello molto più moderno. E tra l'altro tu sei stato uno che ha portato le modernità nel ciclismo, sei sempre stato un innovativo. E voglio fare una precisazione. Talvolta tu sembravi, a volte sei sembrato per carattere anche un pochino schivo, quando poi tu sei sempre stato uno che era molto concentrato sulle cose che faceva, cercavi la perfezione, non volevi essere disturbato nelle tue cose. Ecco, il tuo rapporto proprio, ecco, nella preparazione, sulla parte biomeccanica, sul materiale che hai portato, delle innovazioni sui materiali, la ricerca anche con quella, poi arriveremo anche alle tue bici. Ecco, da cosa è nato? Da un carattere molto
dalla voglia di vincere o da un carattere molto metodico? Ma guarda, credo che sia un insieme di cose e credo che sia di base anche ereditario, perché io da piccolissimo avevo mio nonno paterno che era, lo considero un artista, era uno che lavorava il legno, il ferro, la pietra, era un grande muratore. In realtà era uno che sapeva fare un po' tutto, nel senso che acquistava un trattore, arrivava a casa e lo smontava e lo modificava. Qualsiasi attrezzo di cui avessi bisogno, a casa sua c'era. Io all'età di 6 anni sapevo saldare, sapevo usare il tornio, la fresa, il trapano e tutte queste cose. Per cui sono cresciuto un po', dico, all'arrembaggio. Pensa che mi è capitato di farmi male, di ferirmi sgraffiandomi o bucandomi, e mio nonno prendeva il pennello con la nafta, la chiamava la nafta, e mi disinfettava con la nafta. No! Per cui penso dove sono cresciuto io. È stato un percorso veramente, per me, fantastico. E da lì ho imparato da lui a fare gli innesti, perché ne stava le viti, gli alberi da frutto. Ho imparato a potare, mi insegnava a vangare, mi insegnava a seminare le patate, a studiare le lune, a studiare tutte cose straordinarie. Pensa che mio nonno, nella Seconda Guerra Mondiale, quando passavano i tedeschi e razziavano tutto quello che trovavano, lui era un contadino, aveva olio d'oliva, grano, farina, animali e quant'altro, e aveva un potere immenso. E una casa colonica molto molto grande. Sai cosa aveva fatto? Aveva murato tutti i suoi beni all'interno di una cantina e in fondo poi aveva tirato su il muro. Sembrava che questa cantina finisse. C'era proprio la muratura all'interno di questo muro. Era riuscito a invecchiarlo. All'interno di questo muro aveva tutto il suo tesoro, che era il sostentamento per tutta la famiglia. E gli animali, mio padre e mia zia, li aveva portati in cima al Monte Serra, che tu conosci, nel versante lucchese, racchiusi e rinchiusi in una grotta. Per cui mio padre, che era nato nel 31, per cui nel 44-45 era poco più di un ragazzino, con sua sorella nascosti in questa grotta a accudire gli animali, perché in realtà c'era il pericolo che tutti portassero via qualcosa. Per cui l'ingegno, no? Io ho imparato a trovare il modo di ingegnarmi per fare alcune cose. Pensa che, avendo questa abilità nel saldare, io credo che la prima mountain bike che mi sono inventato, l'ho inventata forse prima di Gary Fisher e di Mike Siniard, perché io avevo trovato due biciclette, di cui non so se ti ricordi quelle da cross con la sella lunga che si usava, c'era una volta. C'erano lunghe con lo schienale dietro. Bravissimo, io avevo con un flessibile tagliato quella e l'avevo fatta con un pezzo di una biciclettaccia da corsa, per cui ci avevo messo davanti il manubrio di una bicicletta, tra virgolette, da cross, e la parte posteriore della bicicletta da strada. Pensa, ma avrò avuto 11 anni, 12 anni, per cui in realtà per me il bisogno aguzza l'ingegno. Ho sempre portato quelle che sono le mie idee su tante cose. Ora ti faccio un excursus particolarissimo. Mio fratello, come ti ho detto, aveva 10 anni più di me. Cesare, parliamo? Di Cesare, sì. Ecco, nel 76 ci fu la 6 giorni a Milano, per cui mio padre, camionista, lavorava per un'azienda che producevano scatole di cartone di Lucca. Siamo partiti col suo camion, lui doveva fare una consegna in Lombardia, e poi dopo ci siamo fermati a Milano a guardare la 6 giorni. Io avevo 9 anni, 10 anni, e dormivamo nella cabina del camion, perché aveva due lettini. I camionisti una volta dormivano nella cabina del camion. Per cui siamo stati 2 giorni e 2 notti alla 6 giorni di Milano. Ecco, io all'interno della 6 giorni di Milano
ho conosciuto Eddie Merckx, c'era Osterbosch, Painen, Pefgen, Sercu, Saronni, Moser. Ecco, io a 10 anni, ciclista, ero alla 6 giorni di Milano nelle cabine, perché una volta non era così facile avere la possibilità di accedere alla vita dei ciclisti, perché in quell'epoca i ciclisti dormivano all'interno del palazzetto dello sport, ok? E per cui che poi crollò con la nevicata, però io sono stato 48 ore a stretto contatto con questi campioni, per cui ti puoi immaginare dove loro ci sono le cabine, che è la curva che precede l'arrivo, dove ci sono le cabine, ogni cabina ha una coppia. E poi sotto c'è una scala, ci sono i sotterranei che vanno a finire nelle stanze adibite agli atleti. E gli atleti sono coccolati dalle gesce, che sono i massaggiatori, e vivono in un modo completamente particolare. Per cui ho imparato a come si metteva la crema Eutra sotto i pantaloncini, perché pedalare col pantaloncino, con la pelle di daino una volta, significava spaccarsi quasi sempre. Per cui con il cucchiaio rovesciato si prendevano la crema Eutra e se la spalmavano in mezzo ai maroni. Poi partivano, finita, si disinfettavano, dovevano pulire. Con il cinto e il guanto si pulivano con l'acqua di Colonia, perché ogni passaggio devi asciugarti. Per cui tutte queste nozioni infilate nella testa di un bambino di 10 anni, che però credo di essere sempre stato un ottimo osservatore, su di me hanno fatto delle cose incredibili. Pensa che a un certo punto ho preso la bicicletta di mio fratello e sono riuscito col rapporto fisso a pedalare, perché non arrivavo a passare le gambe dal tubo. Per cui io mettevo le gambe del triangolo con la bicicletta inclinata e cercavo di pedalare col rapporto fisso nel corridoio delle camere. Tant'è vero, diceva, ma chi è sto pazzo? Non ero deriso, erano sorpresi gli ex professionisti che vedevano queste cose. Pensa che c'era un individuo che si chiamava De Boscher, che faceva il giullare, era il jolly, era il giocoliere delle 6 giorni, che in realtà si infilava un nuovo sodo nel culo, e mentre pedalava abbassava il pantaloncino e tirava giù l'uovo. Questo è fatto per raccontarti che ciclismo era. In quella sei giorni io ho visto Cicciolina salire sul palco e io sono riuscito, avevo già l'occhio del velocista, a sgattaiolare, perché se si parlava di Figueira già a 10 anni ero abbastanza... Mi infilai sotto il palco e questa si presentò con il boa, perché tu non la sai questa. Lei faceva uno spettacolo con il boa, un boa piccolino, e ad un certo punto prendeva per la testa questo boa e ti puoi immaginare dove lo infilava. Ok? In quel momento sono saliti i carabinieri, gli hanno buttato delle coperte addosso e l'hanno portata via. Quello è un 6 giorni, ma è un cenno storico se ci pensi, perché fu l'inizio della Cicciolina, di cui ne parliamo ancora adesso, perché di Cicciolina se ne parla anche adesso. Per cui ogni tanto penso che io forse potrei scrivere anche un libro di tutti i miei passaggi sul ciclismo. Per cui ho iniziato la mia carriera abbastanza particolare. A 13 anni non vinco le corse, arrivo in volata ma non vinco. Mio padre dice: c'è qualcosa che non va, questo ragazzo è malato. Ma come? Non vince, è arrivato secondo. No, è arrivato, vuol dire che è malato. La domenica dopo arriva il terzo, è malato, bisogna portarlo a fargli gli esami. Insomma, quest'uomo aveva ragione, perché mi trovarono, dopo una serie di indagini, prima pensavano fosse un tumore, mi trovarono una sarcoidosi polmonare, io avevo una macchia nera su un polmone. Mi fecero una broncoscopia, prelevarono un campione e andò a finire a Pavia, tra l'altro uno dei centri dove ancora oggi attivo per le ricerche molecolari su questo problema.
E di lì ritornò la notizia che io avevo questa malattia, sta sarcoidosi polmonare, per cui mi tenne 2 anni inattivo totalmente, per cui io ho perso primo e secondo anno di secondo anno e primo di esordiente, primo anno da allievi, e ho iniziato il secondo anno di allievi a ricorrere, ok? Per cui già da juniore, sfortunatamente, ero in quella lista che faceva parte dell'interesse nazionale, ero tra quei 6 azzurri che andavano a finire a fare i campionati del mondo. E ti sto parlando dell'85. Cosa era avvenuto l'anno precedente? Era avvenuto il cambiamento epocale del ciclismo, cioè da un ciclismo empirico, da un ciclismo artigianale, grazie a Francesco Conconi e a Francesco Moser, era arrivata l'applicazione della preparazione al ciclismo, cioè si era scoperta la soglia aerobica. Due geni che si chiamavano Francesco Conconi e Michele Ferrari avevano elaborato insieme, correndo lungo le mura di Ferrara, l'idea di loro erano dei podisti e la sera andavano a allenarsi, riflettevano su quello che erano tutti gli studi che stavano facendo, e per cui intorno alle mura di Ferrara la ripetizione dei giri scatenò all'interno di questi due geni la parte matematica e la parte fisiologica del studio dello sportivo. E di lì nacque il test Conconi. Tutto quello studio che venne fatto insieme alla Enervit, a Conconi e soprattutto alle nuove biciclette con i nuovi manubri, fu concessa a noi l'anno successivo nell'85, per cui io a 17 anni, essendo nella nazionale, a 18 anni essendo nella nazionale, avevo a disposizione cose incredibili che avevo visto soltanto sui giornali, tipo la bicicletta Cinelli con le ruote NRDM, che erano le ruote lenticolari, il primo frequenzimetro, che era una scatola lunga forse 20 centimetri che si girava al polso con 2 rotori per creare i limiti minimo e massimo, con dei cavi che arrivavano davanti al cuore e tu dovevi metterti tipo un gilet per sostenerli sotto la maglietta, e di lì partivamo. E sono stato in ritiro a St. Moritz, immaginati partire a 18 anni da San Giusto di Compito, 80 abitanti, e andare a St. Moritz con Giosuè Zenoni, maestro dello sport, a iniziare una preparazione che noi non avevamo neanche oggetto immaginabile di quello che ci stesse capitando a quel momento lì. E per cui sul sottoscritto credo che siano avvenute delle impressioni abbinate alla curiosità e soprattutto delle esperienze straordinarie che mi hanno portato a crescere sotto tanti livelli. Immaginati il ragazzo che della mia età che vive con il direttore sportivo, che naturalmente dà il massimo di sé, ma un discorso è essere in un nazionale, avere a che fare con un maestro dello sport che inizia a spiegarti cosa è la soglia aerobica. È qualcosa di incredibile, no? Riuscire a capire sul grafico tra la velocità e la frequenza cardiaca, la curva dove inizia a piegare e dov'è che si può lavorare per migliorare. Avevo 18 anni, già quello era infilato nella mia testa. Facevamo le ripetute sul Maloja, sul Bernina e sui passi più complicati delle Alpi, delle montagne svizzere. Per cui ti ho perso? Ti ho perso.